Ciao! Sono avanti a qui, mi spiego. Ti mente pure tu. Non è una cosa. Grazie. Quest'anno, come abbiamo detto, sono aumentati il numero dei partecipanti, sono aumentati il numero dei circoli che hanno partecipato alla regata e ringrazio gli amici di Crotone per la partecipazione. E, è una regata che ci tiene molto attaccati, diciamo, come sport, come disciplina, perché Natale De Grazia era un regatante, Natale De Grazia era uno dei primi tesserati al Circolo Velico, assieme al suo timoniere che io ho visto qui, Milea, ed erano una barca mitica, un 470, io non mi ricordo bene se era una barca francese, non so se c'è Milea. A onde era, Milea? Era qua Milea. La barca con che cos'era il 470? Era spagnola, certo. Era di un cantiere spagnolo che poi mi pare che fa lì, no? Che fa lì. Ed era una barca che Milea teneva a gallico in un garage, lustrandola fino a quando qualche malintenzionato non glielo ha portato via. Prodiere di quel 470 di cui Milea era timoniere era Natale De Grazia. Natale De Grazia era uno che quando scendeva in regata, quando scendeva in campo per lottare, dal punto di vista ovviamente agonistico, era un tipo che non mollava mai. E così questo impegno che lui ha avuto sul campo prima dello sport e dopo della vita lo ha caratterizzato ed è uno dei motivi per i quali noi siamo particolarmente felici di ogni anno di ricordare questo nostro concittadino. Non mi dilungo, anche perché subito dopo ci sarà la premiazione del trofeo Pasquale Chilà, e adesso, se cortesemente mi possono fornire la classifica, incominciamo dai cadetti. Terzo classificato Riccardo Lavino. Bravo, premia l'avvocato Paolo Romeo. Valentina. Secondo classificato Andrea Milano, Lega Navale, Lega Navale Italiana di Crotone. Questa qua. Prima il consigliere. Dovete girare la targa dall'altra parte e girate verso il fotografo. Andrea, non perché lo vedete, piccolino così, ma recentemente in una regata nazionale ha ottenuto il quarto, ha ottenuto il quarto posto. Bravo! Primo classificato Milo Cutrupi del Circolo Velico Reggio. Bravo Milo! Poi a Milo lo dovete prendere, lo dovete buttare a mare, perché tutti i primi vanno buttati a mare vestiti, non spogliati. Ah, vabbè,
io almeno so poco. Categoria cadette juniores, terzo classificato Toni Laganà, associazione Velica. Ciao Toni. Associazione Velica Pasquale Pilà. Aspetta Paola, allora Paola, aspetta. Arlo. Mamma oggi si è distratta, ha cercato di distrarsi. Secondo classificato, Aloscia Babier, associazione Velica. Primo classificato, Samuel Sacco, Lega Navale Italiana, Crotone. Porta la Crotone. Laser 4.7, secondo classificato, Pier Giulio Tarantino. Bravo Pier! Vai Pier! Sorriso per favore! 4.7. Sorriso! Hai l'onore che la coppa te la dà un regatante con i baffi. Con i baffi! Come siamo persone educate? Come siamo persone educate? Non ti fai male. Primo, no, primo classificato, Rosalba Giordano, Città di Lecce. La maggiore. Laser Radial, terzo classificato Sasha Ruffo. Bravo. Vai. Per dire la verità bisognava fare Premia Paolo Barillari. Secondo classificato, onore alla vecchia bandiera, Francesco Parisi, Circolo Nautico. Vai Ciccio! Primo classificato, Giovanni Giordano, Circolo Velico Reggio. Bravo Giovanni! Dai ragazzi, ciao Giovanni. Poi classe libera. Un equipaggio storico. Chiamiamo il timoniere De Caridi. Non c'è, non c'è. Linea. Eccolo. È arrivato De Caridi, è arrivato. Dove? Alto, non c'è. Vai, vai. Angelo. Non è Angelo. Non è Angelo. Nemmeno Aldo. Aldo, Aldo. Aldo, Aldo. Non c'è. Equipaggio Giuffre. Alziamo, avanti. Vai. Ma era meglio la coppa o una bottiglia di Nerone? Tutte e due. La premiazione è terminata, appuntamento al quarto trofeo. Bravo. Veramente tutti i partecipanti, i ragazzi che vengono da lontano, perché ancora una volta si è verificata la magia di vedere tante pere a Catona. È sempre uno spettacolo eccezionale. È 12 anni che ricordiamo un caro ragazzo, Pasquale Chilà, e nella volontà di tutti è di mantenere questo rapporto con il mare, con la famiglia Chilà e col Circolo Velico, che tanto sta facendo per i ragazzi, portando sempre più barche sul nostro mare. Io ringrazio veramente tutti quelli che vengono da lontano perché ci danno una grande soddisfazione. Era un grande spettacolo vedere stamattina queste barche che sfrecciavano con lo scirocco, che è un vento che di solito dà fastidio, però hanno fatto una regata bellissima. Grazie a tutti, a parte anche
dell'associazione genitori che sponsorizza questa manifestazione ormai da 12 anni. Grazie. Che la Festa del Mare ospita, anzi ha tra gli eventi più importanti, gli eventi sportivi. Quest'anno la Festa del Mare ha come tema le tracce del futuro e niente di più appropriato quest'anno questi due trofei della regata velica che sono dedicate, come ricordava Carlo Colella poc'anzi, uno alla memoria di Natale De Grazia e l'altra alla memoria di Pasquale Chilà. Le tracce del futuro, anche questi eventi sportivi che hanno in sé una grande valenza educativa e sociale, registrano particolarmente l'indicazione attraverso questi memorial dedicati a questi due personaggi, un percorso da seguire, l'indicazione di un esempio che deve restare forte e inciso nella memoria di tutti noi. Anche questo significato hanno questi eventi sportivi dedicati alla memoria di questi due compianti amici. Grazie e in bocca al lupo. Allora, l'associazione velica ringrazia ovviamente tutti coloro che sono venuti da Crotone, Soverato, speriamo di incontrarci. Paola, fatti più avanti perché il microfono non funziona. Il prossimo anno. Il microfono è sulla telecamera, non è solo per la televisione. Ah, bene. E ora che sono sulla televisione, no scherzo, sento meglio, in televisione, scusate. Allora noi ringraziamo intanto l'associazione Agen di Catona che da 12 anni che comunque assieme all'associazione Velica mette in piedi questa regata e da 3 anni anche alla Festa del Mare che ha voluto che la regata, il Memorial Pasquale Chilà fosse all'interno anche del loro programma, quindi ringrazio anche l'avvocato Romero. Io passerei alla premiazione senza dilungarci, perché avete anche mangiato tanto, per cui dovete forse andare. Va bene, passiamo alla premiazione. Laura, vieni a darmi una mano per gli Optimist. Optimist Cadetti. Cos'è quello? Terzo classificato Milano Andrea, Lega Navale Crotone. Bravo! Voto. Secondo classificato Lavino Riccardo, Circolo Velico Reggio. La maglietta in premiazione la prossima volta, eh? No, non primo classificato Nino Cutrupi, Circolo Velico Reggio. Di nuovo a mare, dai, di nuovo a mare, due bagni, due volte a mare, complimenti. A mare vestiti, vestiti. Togliete Paola, sposa del mondo. Paola, guarda, no, per la dietro di te. Terzo classificato Optimist Juniores, Sacco Samuel, Lega Navale Crotone. Bravo! Voto. Secondo classificato, la Danà Toni, Associazione Velica Pasquale Chilà. Bravo Toni! Bravo! Complimenti! Complimenti Toni! Mamma che hanno preparato. Primo classificato Sassone Eugenio, Circolo Nautico Reggio. Bravo! Bella parola. Per la classe libera. Dove siamo? Terzi classificati, Parisi e Co. E vai! Circolo Nautico Reggio.